Eccoci, buonasera, benvenuti, benvenute ai CopsyCHE, Scuola di Copsicologia. Sono Marcella Danon, la direttrice e fondatrice della scuola. C'è qui con me anche Silvia Mongili, pedagogista, coordinatrice di CopsyCHE Sardegna, giunta quasi 15 anni fa ormai, con Sono l'intenzione quasi di qui. portare le copsicologie in Sardegna. C'è con me Luisa Picenni, Angelo Custode, segreteria della scuola. Arriverà se non è già arrivata, perché adesso iniziano a vedere più tutti coloro che sono entrati. La dottoressa Carmela Di Carlo, Lilli per gli amici, psicoterapeuta che coordina EcoPsiche Sicilia. La scuola di ecopsicologia nasce 20 anni fa. Abbiamo festeggiato i nostri 20 anni al Verde Ashram, è l'immagine che vedete sotto il grande gelso, che è l'aula Wild della scuola di ecopsicologia. È stato un acquisto d'impulso folle, fantastico, di un fazzoletto di terra di mezzo ettaro nel triangolo Lariano, in provincia di Como. Triangolo Lariano è quel triangolo che si forma tra i due rami del lago di Como e del lago di Lecco, che è perfetto per fare proprio i nostri seminari più a diretto contatto con la natura. Quindi, prima di iniziare, vi lascio un attimo questa immagine. Chi ancora non l'ha fatto, vi invito a scrivere proprio due righe: cosa sto cercando e dove risiedo o da dove mi muovo, da dove mi sposto. E chi invece l'ha già scritto, entrate nell'immagine proprio, lasciatevi. Permettetevi di immedesimarvi nella figura che si sta affacciando al lago di Como e notate quello che sentite. E se avete voglia, scrivete proprio una singola parola, massimo una frasetta. Siete lì, siete davanti a questo immenso orizzonte, c'è un sole tiepido che arriva. Fate un profondo respiro e come vi sentite? Benissimo, piena di prospettive, di libertà, entusiasta, volo in libertà. Libertà assoluta, emozione, gioia, tutto è perfetto così, in armonia, libera. Mi sento libera e felice, connessa. Guardate, 2 giorni fa, domenica, ero al convegno a Lugano della SUPSI, società, l'università, professionale della Svizzera, e abbiamo iniziato proprio con questa immagine. Che di fatto vi permette già di essere i protagonisti e coloro che rispondono alla domanda perché operare in natura, con la natura, nella natura, per la natura. Perché di fatto noi quando siamo in natura qualcosa dentro di noi di antico, di profondo risuona, perché noi quando andiamo in natura ritorniamo a casa. L'ecopsicologia nasce alla fine degli anni Ottanta, non mi dilungo, ma nasce proprio dall'incontro tra ecologia, attenzione all'ambiente fuori, e psicologia, attenzione all'ambiente dentro. E quello che vedremo insieme in quest'oretta che staremo insieme, è proprio tutto quello che può nascere da questo incontro. Nel frattempo, leggo ancora connessa, un respiro profondo, desiderio di infinito, connessa col tutto. E prima di andarvi a raccontare proprio qualche flash su dove operiamo. Operiamo in posti belli, sempre, questa è la nostra priorità. Non belli perché sono il giardino all'italiana, tutto, belli perché fanno cantare il nostro cuore, belli perché sono boschi o luoghi amati. Lavoriamo molto sulla reciprocità tra noi e l'ambiente, quindi non rientriamo in quel filone che cerca le foreste da certificare, ma promuoviamo un creare una relazione tra noi e l'ambiente nel quale operiamo, che non manca mai di deluderci.
Qui siamo nei boschi di Cascina La Fura, a Ello, ecco la cascina nel pieno del suo splendore ad aprile. Abbiamo un centro formazione in Sardegna, Auristano, sulle rive della Pineta, sulla riva del Mar Mediterraneo e davanti alla Pineta di Sarenas. Operiamo alle pendici dell'Etna, a Catania, nei dintorni di Catania, qui siamo nella foresta di Ragabo. Operiamo in Svizzera, sulle rive del lago di Origlio, a Lugano, in Valle d'Aosta, siamo in Val Savranche, a Roma, Calcata, nel Parco del Treia, e Toscana, Castel San Nicolò, proprio in provincia di Arezzo. Vi cito anche la Società Internazionale di Ecopsicologia, di cui la scuola è riconosciuta da questa associazione internazionale che raccoglie 24 paesi di tutto il mondo, di 4 continenti. Questa è un'immagine fatta al convegno dell'anno scorso in Sardegna. Questo è ancora il simbolo del convegno che ci portiamo tutte noi nei momenti importanti. E questi sono i due libri che offrono un pochino le fondamenta teoriche di quello che facciamo in questa scuola già da 20 anni, e stiamo lavorando con Silvia Mongili a un manuale pratico di ecotuning. Ecotuning, vedrete che è il nome della professione di chi è stato formato in ecopsicologia applicata e accompagna gruppi o singoli in un percorso di riconnessione con la natura, dove giochiamo proprio, c'è questo gioco di parole, natura dentro, natura fuori. Perché più facilitiamo, qui c'è anche il sito per chi non lo conosce, più facilitiamo la connessione con la natura dentro, più diventa facile creare una relazione, io tu, una relazione personale con la natura fuori, che ci porta di fatto a sviluppare una coscienza ecologica non più come dovere, ma come qualche cosa che sgorga dalle profondità del nostro essere. Quindi dopo questa presentazione vi racconterei un pochino della scuola e mi focalizzerò sul sito in modo che poi voi possiate tornare e riguardare il sito. È un sito complesso. L'ecopsicologia è una disciplina complessa perché la vita è un fenomeno complesso. Perché noi stessi siamo realtà complesse. Quindi non è possibile dare in pillole l'ecopsicologia, non è possibile impararla in un mese. È un processo di lavoro personale che porta ad ampliare il nostro senso di identità dall'io incapsulato nella pelle, dall'ego incapsulato nella pelle, a un'apertura via via sempre più alta, sino a scoprire come creare relazioni costruttive, creative, co-creative, relazioni ecologiche, le chiamiamo, con noi stessi in primis, con gli altri e con tutto il mondo di cui ci scopriamo parte. Quindi vi presento, per chi non lo conosce già, il sito. È un sito che occorre un minimo di. È come un bosco, non possiamo entrare in un bosco e dire subito: Ops, lo conosco. Vogliamo conoscere questo bosco, dobbiamo entrarci più volte, andare a esplorare. Alcune cose sono più facili da vedere, altre vanno un attimo ricercate. Mi faccio guidare dalle slide iniziali. Il motto della scuola, che è nato insieme al cofondatore, che è Scuola di Ecopsicologia, nasce nel 2004. Con un primo seminario in Umbria, ai piedi dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Perugia. Osservatori astronomici, mulini e università ci accompagnano fin da sempre. Ed è nato insieme a Bruno Gentili, fisico, matematico, insegnante di yoga, che è stato mio marito per 22 anni e grazie al quale questo progetto splendido ha preso vita. Affonda le radici in ciò che sei, quindi conosci chi sei. Attingi alle tue energie più profonde e più alte e cambia il mondo con ciò che fai. Quindi il processo, il percorso di autoconoscenza è un percorso
che vuole spingerci ad agire nel mondo, a portare chi siamo nel mondo. Quello che la scuola propone è formazione professionale, e sia formazione professionale, vedremo che propone anche altro, per chi vuole arricchire la sua professionalità. Si rivolge a professioni di psicologi, psicoterapeuti, counselor, guide escursionistiche ambientali, guide di parco, insegnanti, operatori di asili nido, formatori in ambiti organizzativi, coach. Sono tantissime le professioni che possono essere arricchite, naturopati, ingegneri ambientali che si erano iscritti sperando di poter avere a che fare con l'ambiente e poi si trovano delusi di avere a che fare solo con numeri e piloni d'acciaio. Quindi ci sono molte opportunità di arricchimento e di approfondimento della propria professione, in cui già si sta operando, con quella marcia in più, con quella visione più ampia che l'ecopsicologia propone. Ma non è solo per chi lavora, c'è anche, abbiamo ecopsiche professional, che abbiamo visto, ecopsiche people, attività, seminari, corsi per chi semplicemente lo fa per sé, perché gli piace, perché vuole approfondire la conoscenza di sé, la qualità delle relazioni, perché vuole portare ai propri figli, ai propri amici, attività in natura, un modo diverso di vivere il tempo che passiamo insieme. Il tema delle relazioni, questa è un'immagine che vi avevo già mostrato perché mi piace molto, il tema delle relazioni è molto importante proprio, e abbiamo quello che la psicologia insegna, l'ecologia insegna alla psicologia sull'arte delle relazioni e quello che la psicologia riporta poi all'ecologia, una volta che risveglia le persone a essere più presenti, più responsabili. Quindi la qualità dell'incontro a tutti i diversi livelli è un qualche cosa che noi andiamo allenando. La formazione non è solo una formazione di tipo cognitivo, non è solo sul sapere, non è solo di tipo pratico, sul saper fare, c'è anche molto, moltissimo saper fare. Siamo una realtà formativa pratica, concreta. Vogliamo che usciate di qua già potendo operare. Non è solo sul saper essere, quindi sviluppare competenze personali, ma è anche sul saper divenire. Quindi sul conquistare una predisposizione all'apertura, alla flessibilità, all'evoluzione interiore che ci permette di crescere insieme a tutti quelli che saranno i nostri clienti, pazienti, utenti, studenti, insieme ai quali faremo dell'attività. C'è molto lavoro introspettivo, la scuola ha un approccio gentile, ci piace dire, delicato, ed è una scuola che in questi 20 anni veramente ha già raccolto, accolto e vede lavorare tante diverse persone di tante provenienze geografiche, professionali, di età. Il nostro studente più giovane ha 21 anni. Quello più grande è 67, quindi non c'è età per riconoscere che facciamo parte della natura, per ampliare il nostro senso di identità sino a quello che Garmonè chiama cittadinanza terrestre. Quindi noi siamo a disposizione come segreteria per sentirvi anche uno per uno, se volete contattarci o compilate il modulo o rispondete alla mail che avete ricevuto, anche proprio per esplorare per ognuno di voi quale il percorso o le attività o la modalità che possono essere più congeniali alle vostre necessità. Silvia, io mi fermo un attimo per farti raccontare ciò che vuoi su quello che succede in Sardegna e su quella che è una delle nostre ciliegine sulla torta, che è il percorso di ecoformazione. Intanto saluto tutte e tutti, buonasera a tutte. Allora, intanto quando nasce l'avventura sarda dell'ecopsicologia? Nasce, come diceva Marcella, sono passati quasi 15 anni, in realtà nasce nel 2011 proprio grazie a un incontro
sincronico più che casuale, perché non c'è mai nulla di casuale, tutto ciò che accade ha un suo significato profondo proprio. È nato da una. Io in quel periodo collaboravo con la provincia di Oristano sui percorsi di educazione ambientale alla sostenibilità col coordinamento dei centri di educazione ambientale. E lì la voglia di conoscere qualcosa di nuovo era forte e cerca qui, cerca lì, arriva l'ecopsicologia con un progetto che Marcella aveva concluso in quel periodo, Equilibri Naturali, molto molto interessante, che io lessi con tanto piacere, tant'è che subito dopo presi mano il telefono, sentì Marcella, facemmo una bellissima chiacchierata e da lì è iniziato il percorso, perché da lì la convinzione, io sono una persona molto, molto sanguigna, dico sempre, indosso spesso il cappello rosso, quello delle emozioni forti, mi lasciai emozionare da quella chiacchierata e decisi che quello sarebbe stato il mio percorso di espansione per portare qualcosa di nuovo all'interno della Sardegna, della provincia di Oristano, anche perché in quel periodo stavo terminando il mio percorso di dottorato con l'Università di Firenze. Quindi c'era tutto un insieme di situazioni, io stavo tantissimo già lavorando sulle dimensioni dell'apprendimento, perché ecco, apro una parentesi, io nasco come nasco, mi sono formata come pedagogista, lavoro come pedagogista e come formatrice, insegno all'Università di Cagliari proprio sui temi della didattica, e tutti questi elementi, diciamo, mi hanno portato avere proprio il bisogno, il inteso proprio come desiderio di approfondire quelle parti che a volte all'interno di tutto quello che era il mondo che frequentavo nello specifico mancava, ed era la dimensione forte della consapevolezza, quella dimensione che con tutto il percorso che ho vissuto in prima persona io, formandomi all'interno della scuola di ecopsicologia con Marcella, spostandomi spesso in Brianza per la formazione, ho portato, diciamo così, in tutto quel mondo. Subito, anzi, durante il mio percorso stesso, a un certo punto disse a Marcella: Marcella, l'ecopsicologia deve diventare qualcosa di importante in Sardegna. Detto fatto, nel senso che poi quando, non so se sapete che i sardi sono belli decisi, che quando decidono di fare qualcosa poi non li scozzi più da lì, nel giro di pochissimo tempo avviamo un progetto in Sardegna, perché ovviamente io avevo già una mia professionalità, quindi ero già coinvolta all'interno di alcuni percorsi lavorativi che mi permisero alla prima occasione proprio di portare l'ecopsicologia, la scuola, Marcella e tanti e vari collaboratori, perché eravamo un bel gruppo in quel momento, a lavorare direttamente con l'ecopsicologia in Sardegna. Da lì è nato poi anche tutto il percorso di formativo, nel senso che poi dal 2014-2015 abbiamo attivato anche i percorsi di formazione in Sardegna, per cui ormai sono quasi 10 anni, anzi sono 10 anni ormai che la Sardegna porta avanti insieme alla Brianza, proprio come una sorta di costola, di braccio della scuola nazionale e tutti i percorsi. Abbiamo già anche in Sardegna vari eco-tuner e green professional coach, green coach formati già da alcuni anni, e proseguiamo ancora con la formazione specifica. Questo per quanto riguarda la situazione Sardegna. In Sardegna siamo, come Marcella vi diceva, ad Oristano, ma in particolare poi la sede operativa di elettricità
sensazione, quella che sentiamo come casa per l'ecopsicologia è la Pineta di Sarenas, che ormai da tantissimi anni ci accoglie, e quello che stiamo sentendo ogni volta che stiamo proprio a stretto contatto con quel luogo è uno scambio fortissimo di energia, perché la Pineta ci sta regalando tanto, ma anche noi, con tutti i percorsi che stiamo condividendo lì, stiamo anche portando anche la nostra energia a quel luogo meraviglioso. Dimensione Sardegna. Poi Marcella mi ha fatto due domande insieme, in realtà, quindi diventa complesso. Questa è la realtà, diciamo, molto in sintesi della Sardegna. Poi c'è la seconda domanda di Marcella, che è: dici qualcosa sull'ecoformazione? Ecoformazione è un percorso che abbiamo creato di, diciamo, professionalizzante e di specializzazione in qualche modo per gli ecotuner che si sono già formati all'interno della scuola, ma anche come percorso aperto agli esterni, a chi magari è già formatore o magari ha già una sua professionalità, che vuole esplorare e approfondire il tema della formazione dei formatori. Quindi all'interno del percorso in ecoformazione portiamo alle persone, condividiamo con i partecipanti tutto ciò che è stato e che è il nostro patrimonio formativo, portando quella metodologia gentile dell'ecopsicologia all'interno del mondo della formazione in senso stretto. Poi qua ti restituisco la palla a marcia, così se vuoi Grazie. puoi anche fare un po' un discorso più tecnico rispetto al percorso. Sì. Grazie, grazie. Solo ancora qualche minuto, Luisa, ti coinvolgo a sorpresa perché vorrei che fosse chiaro che non è solo per professionisti. Luisa è entrata nella scuola in punta dei piedi, fino a essere adesso il mio braccio destro, quasi. Quindi, cosa ti aveva spinto a fare una formazione, tu che non sei psicologa o... Hanselor. Esatto. Allora, mi sono avvicinata alla scuola perché per l'ennesima volta stavo cercando una modalità di relazione con mia figlia che ha una disabilità cognitiva. Ne avevo già trovate diverse, ma non ero ancora riuscita ad essere empatica con lei. E ho scoperto Ecopsiche in un giovedì nel bosco, che erano delle attività di mezza giornata nel Parco del Curone. Lì ho capito che dovevo lavorare prima su di me per poter poi aprirmi a lei, a mia figlia. E ho iniziato la mia formazione, ma proprio come lavoro di crescita personale. Non avevo nessuna ambizione a diventare né ecotuner né green coach, nulla. Dopodiché, andando avanti, mi sono resa conto che più mi formavo e più apprendevo, riuscivo anche a in un qualche modo come una goccia nell'acqua, a espandere tutto quello che io prendevo, le persone che mi stavano vicino, e ho capito che potevo andare oltre. E così nel 2019, quando mi sono diplomato, ho detto: ma io non riesco a staccarmi, adesso cosa posso fare? E quindi alla fine sono entrata a far parte di questa community, e ormai l'ecopsicologia fa parte della mia vita. Ed è un'ottima coach che lavora come coach. Sì. Quindi si è scoperta una professione che non sarebbe immaginata, si sarebbe immaginata. Allora, vi presento un attimo il sito in modo che possiate poi cercare in dettaglio, approfondire quello che interessa. Vedete che sul sito ci sono queste quattro vignettine iniziali. Qui abbiamo Ecopsiche Professional, sono i corsi per professionisti, Ecopsiche People e chi vuole iniziare a entrarci in punta dei piedi, libri e corsi online e chi vuole fare un assaggio ancora più all'acqua di rose, Ecopsicologia in azione è un pochino una panoramica di che cosa può essere fatto con l'ecopsicologia, presentandovi i progetti concreti che abbiamo realizzato negli anni, uno dei quali è proprio quello che ha citato Silvia, che è stato fatto
nel 2016 in Sardegna. Allora, entriamo nel Copsicare Professional. Cosa troviamo? Troviamo il corso principale, che è Eco Tuning Training. Eco Tuning Training è la formazione in ecopsicologia applicata, formazione internazionale in ecopsicologia applicata, perché è lo stesso percorso che viene proposto in 11 scuole dell'Associazione Internazionale di Ecopsicologia in 11 paesi diversi. Il filo conduttore, la struttura è la stessa, poi ogni scuola ha i suoi, ha le sue varianti, ma è il percorso grazie al quale si acquisisce la qualifica di eco-tuner, quindi di facilitatore della riconnessione con la natura. È un percorso che poi entreremo un attimo dentro, lo vedremo. Chi già sa che invece è proprio interessato al coaching. C'è un percorso più ampio che include EcoTuning Training e che indirizza verso l'acquisizione delle competenze per diventare Professional Life Coach. EcoPsiche è un centro di formazione riconosciuto da Association for Coaching, che è una delle più grandi associazioni internazionali di coaching. Un terzo percorso professionale è quello di Green Psychology, che è specifico per psicologi, che include tutto il Eco-Tuning Training che prepara a lavorare per i gruppi, ma anche una parte del percorso che prepara a lavorare negli incontri one-to-one con gli strumenti, la vision, la mission dell'ecopsicologia. Quindi non c'è un solo progetto personale da fare di conduzione di gruppo. C'è un secondo progetto anche di accompagnamento per 5 incontri di un paziente, cliente, scelto al di fuori della scuola. In tutto questo, sempre col sostegno di tutor. Quando entreremo più in dettaglio proprio nella formazione, vedrete che ci sono tantissimi tutor che vi affiancano, vi sostengono, vi indirizzano nel percorso. Ci sono poi dei seminari intensivi aperti a tutti, quindi indipendenti dalle formazioni professionali. Inizio dal secondo, Ecoformazioni, perché ce ne ha parlato Silvia, e l'associazione l'ho fatta perché il prossimo sarà a settembre in Sardegna, quindi nella pineta di Sarinas di cui avete sentito parlare. Ma c'è anche un altro percorso di 4 giorni, sempre, che sarà in Emilia-Romagna nella primavera 2025. Ho già individuato la location, aspetto proprio solo di definire i dettagli nei dintorni di Fidenza, che è un intensivo per psicologi e per chi non ha voglia di farsi tutta un'altra formazione, ha già una grande predisposizione al lavoro outdoor. E vuole acquisire i rudimenti, un ABC, per inserire nella propria professionalità alcune delle pratiche dell'ecopsicologia. Non dà la qualifica di ecotuner. Non darebbe neanche quella di ecopsicologo, perché la qualifica di ecopsicologo di fatto è quella che internazionalmente viene data a chi ha tutta una formazione intera di ecopsicologia. Ma è comunque una qualifica che la scuola non può dare, non è ancora una qualifica ufficiale, quindi rimane alla coscienza personale di ogni professionista se si sente di definirsi ecopsicologo perché ha fatto una formazione completa in ecopsicologia o se l'attacca solo come etichettina alla moda. Quindi entriamo un attimo nella formazione di Eco-Tuning Training, che comunque rientra anche nelle altre due, quindi fa da. È una formazione che lascia un anno a disposizione. Vi anticipo che fino alla fine del 2024 lascia ancora 2 anni a disposizione. È stato così finora, però abbiamo visto che 2 anni è troppo. Si rischia di sfilacciare, di perdersi. Quindi, invece che aumentare la quota subito, perché abbiamo le stesse quote dal 2019, abbiamo deciso di contrarre il tempo a disposizione. L'aumento della quota sarà solo da settembre 2025.
Che cosa c'è nella formazione di EcoTuning? Ci sono quattro seminari di 1 o 2 giorni, tre percorsi nel learning, 6 giornate di laboratorio pratico, che sono proprio il cuore della formazione, perché dove voi fin dall'inizio vi sperimentate nel condurre al vostro gruppo di compagni di viaggio dei momenti di attività formativa ecopsicologicamente orientati. Ci sono delle supervisioni via webinar di 1 ora e mezza distribuite nell'arco dell'anno, in cui vengono fatte le presentazioni dei libri per chi viene richiesta, e anche un allenamento a presentare un tema e anche un allenamento alla comunicazione. Io sono psicologa, sono supervisor counselor, ma di fatto sono anche giornalista e scrittrice, e ho partecipato a tantissimi convegni anche col ruolo di moderatrice. Quindi so quant'è importante in un convegno saper stare nel tempo che ci viene affidato. E quindi nella presentazione del libro o nella presentazione di quello che sarà il progetto finale che ognuno di voi, che ognuno delle persone interessate a seguire questo percorso formativo realizzerà, viene presentato in questi webinar serali. Ecco, è questo. Quindi i 7 seminari sono organizzati nell'arco dell'anno, c'è già il calendario, sono organizzati in Brianza, in date diverse in Sardegna e in Sicilia, e la prima sequoia anche nelle altre location, quelle che noi chiamiamo i fari. Abbiamo un faro in Valle d'Aosta, che avete visto nelle foto, un faro in Ticino, un faro in Toscana e un faro nel Lazio. Quindi queste sono le date. Allora, novità di quest'anno, per qualcuno potrebbe essere difficile venire per weekend, per cui si può scegliere di iscriversi o ai seminari, ai 4 seminari, o a un intensivo di 5 giorni, in cui si lavora anche la sera, per questo sono 5 giorni e non 7, in cui dal 1 al 5 agosto viene fatta tutta la parte più basica, esperienziale della scuola. I tre e-learning sono Elisir di Ecopsicologia, che sono 7 webinar che si sono consolidati. Allora, l'ecopsicologia è insegnata anche all'Università della Valle d'Aosta. Io lavoro lì dal 2018 insieme al professor Giuseppe Barbiero e alla dottoressa Stefania Pinna, che è un ecotuner che si è formata in Sardegna con Silvia Mongili in ecopsicologia, e quando l'Università della Valle d'Aosta ha aperto un bando cercando una ricercatrice che avesse competenze in ecopsicologia, lei ha detto: ci sono, ce l'ho, ecco il mio diploma. Quindi a lei è servito per entrare in università. Quindi sono 7 lezioni accademiche di 1 ora sull'ecopsicologia, che possono poi essere riviste, la registrazione è online. ABCDE, che è ABC di EcoTuning, che sono spezzoni di registrazione delle formazioni nell'arco degli anni, realizzata dall'amico e dal collega psicologo Fabio Ballo, esercizi filmati, documentati, presentati, testi, ed è un percorso che ognuno di voi fa al suo ritmo, a suo tempo. Iscrivendosi alla formazione si entra nell'Academy, che è una piattaforma di e-learning, dove sono tutti i progetti presentati, ormai da 15 anni, tutte le relazioni sui libri, tutte le registrazioni dei webinar e delle supervisioni. Quindi è un corso nell'arco del corso. Quindi anche iscrivendosi adesso d'inverno, che non ci sono seminari in presenza fino a gennaio, si può già entrare nel vivo della formazione attraverso questi percorsi. Pianeta Io è il percorso di crescita personale, è quello proprio che caratterizza la formazione in ecopsicologia, con tutta questa attenzione al lavoro proprio sul pianeta che siamo. Ed è un compendio di esercizi pratici proprio da fare, di autoconoscenza di sé, di come ci si muove nelle relazioni, di come ci si muove sulla sfera dei valori e del portare nel mondo ciò che sono. Ed è un percorso che viene fatto con un tutor, questa volta che non è più un tutor di classe, ma è un tutor personale.
con cui ci sono tre incontri online e c'è uno scambio di mail in cui ci si incontra one to one, in cui si condivide tutte quelle che sono le sfide di riflessione che il percorso propone. I laboratori pratici in cui voi, visto che dovrete realizzare un progetto, una giornata di progetto, questa è l'occasione per sperimentarsi nel condurre delle piccole attività ricevendo il feedback e le supervisioni dei compagni di viaggio. È una 2 giorni a primavera, una 2 giorni in autunno, più altre 2 giornate che vengono distribuite nell'arco dell'anno, nella misura in cui c'è la necessità di presentare altre supervisioni. Ecco qua, il tutto con tutor. Ci sono 3 testi di base da leggere, c'è una ricca bibliografia a cui attingere per scegliere il libro, oppure è possibile portare anche un altro libro. C'è la possibilità, c'è un'iscrizione gratuita a IES durante l'anno di formazione, quindi si può accedere. IES è la International Psychology Society, in cui si possono accedere ai webinar che vengono organizzati anche in altre lingue con traduzione. Adesso abbiamo anche un sistema che ci permette di tradurre, e Lanterne Verdi, che sono altri webinar fuori programma che organizza la scuola, che sono facoltativi comunque. Ok, se andate avanti, poi nella pagina scendete, trovate testimonianze, trovate l'investimento, qui adesso deve essere corretto, sarà fino al 31 agosto 2025, e più le specializzazioni. Quindi torniamo all'home page. Come ero arrivata qui? Ero arrivata da Eco Tuning Training ed ero arrivata da Eco Psyche Professional. Prima di andare avanti, ci sono domande su questo, sulla parte professional, che è proprio il cuore. Vi anticipo che le diverse sequoie le abbiamo aperte anche a partecipazione singola, mettendosi in lista d'attesa, nel senso che faremo aule non più grandi di 15-16 partecipanti, viene lasciata la precedenza ai partecipanti iscritti alle formazioni. Se qualcuno è interessato dall'esterno, si mette in lista d'attesa e la settimana prima gli viene detto sì, c'è posto o no, non c'è posto. Quindi io apro, metto sotto il naso un attimo la chat, se volete prendere la parola o scrivere in chat delle domande, così io riprendo fiato un attimo. Ok. Sì, ciao. Io volevo sapere, i seminari delle sequoie. Allora, la sede più vicina a me da Varese è la Brianza, però io ho un legame molto forte sia con la Sicilia che con la Sardegna. E quindi volevo sapere se vanno seguiti sempre nella stessa sede perché si forma un gruppo o posso scegliere di fare dove, anche per conoscere diversi ambienti. Ok. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ne Grazie. abbiamo fatte proprio, a volte magari uno c'è una sequoia, in quella data lì non posso perché ho un altro impegno, guarda se in Sicilia o in Sardegna è una data che ti conviene meglio. Esattamente per quello che hai detto, Gaia, è la ricchezza del conoscere anche altre persone che stanno seguendo lo stesso percorso, altri luoghi, altri docenti, quindi assolutamente sì. Ok, e questo mi fa molto felice. Grazie. Grazie. Se qualcun altro vuol prendere la parola, Sì, Manni. buonasera. Ho una domanda, scusate, io mi sono collegata un attimo dopo. Io sono educatrice di formazione. Avevo guardato qualche anno fa, mi ricordo che c'era proprio una cosa dedicata agli educatori. Mi chiedevo ad oggi quale consigliate come percorso per chi ha la mia formazione. Eco Tuning Training è perfetto. Ok. E poi EO, Sì. Ecoformazione, che è proprio specifico per chi lavora in ambito educativo. Li trovi tutti e due nella pagina di Sì. Ecosystem Professional.
Ok, grazie. Grazie a te. Marcella, hai una domanda in chat? Una domanda in chat. Aspetta. No, no, non la vedo, me la leggi tu per piacere? Cioè, non riesco a far scorrere. Microfono, Lu. Il costo del corso per EcoTuner aumenterà? Sì, aumenterà dal 31 agosto. Doveva aumentare al 31 dicembre, ma col fatto che abbiamo invece contratto il tempo, riusciamo a tenere la stessa quota ancora per 8 mesi. È possibile rateizzare fino a 4 rate con un'aggiunta di 10 euro, se qualcuno poi ha richieste specifiche se ne parla. Buonasera, io volevo chiedere un'informazione in merito al percorso Affonda le radici in ciò che sei, che ho visto nel sito, che cioè, non so se ho capito bene, si tratta di una versione, diciamo, ridotta, o credo, non lo so, del percorso più lungo Sì, di EcoTuner, e volevo capire appunto, nel senso, come poteva essere cioè quando aveva senso approcciare uno e quando l'altro. grazie Federico. Allora, così entro già nella seconda vignettina, quella col cuore, Ecopsiche People, che include i diversi seminari. Poi, per comodità, li abbiamo divisi nei 3 cerchi dell'ecopsicologia, quindi il lavoro su di sé, il lavoro di relazione e il lavoro di apertura al cambiamento. E Affonda le radici lo trovi qua, lo trovi proprio nella parte centering, ed è un percorso di crescita personale per chi ancora dice: ma io non ho intenzione di accompagnare gruppi. Quindi al momento non mi interessa fare i laboratori, le relazioni sui libri, imparare in dettaglio come sono fatti gli esercizi di ecopsicologia in modo da poterli a mia volta riproporre. Voglio iniziare a fare proprio la parte di base. Quindi qual è la parte di base? Sono le 7 sequoie, quindi o le 1 più 2 più 2 più 2 giornate o l'intensivo da 5 giorni, i 3 corsi in e-learning, che è sempre Pianeta IO, sempre Elisir, ma invece di ABCDE, che è molto corposo, cioè basi dell'ecopsicologia, che è più piccolo, che è all'interno di ABCDE. E comunque la partecipazione ai webinar opzionali. Quindi è un modo per fare un lavoro, comunque, vedi, sono 150 ore invece che 350, quindi è ridotto. E se poi alla fine scelgo di passare alla formazione completa, lo posso fare. In effetti molti hanno fatto questa scelta, molti hanno preferito iniziare così, un po' in punta dei piedi. E poi gli è piaciuto e hanno detto: ma sai una cosa, questa cosa dell'ecotuning mi piace, ci entro, e si fa l'integrazione e si passa alla formazione intera. Tutti questi percorsi si può iniziare in qualsiasi momento, sono formazioni circolari. Anche le 7 sequoie, anche se hanno il numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non sono da seguire in sequenza necessariamente. Le 7 sequoie ricalcano le 7 tappe necessarie per creare delle relazioni che noi chiamiamo ecologiche. Quindi non è che c'è prima l'una poi l'altra, di fatto sono competenze che si imparano tutti insieme. Federico, ti basta? Vuoi qualcosa di più su questo? No, no, abbastanza chiaro, chiaro, grazie. Ok, grazie a te. Allora, ci chiede Alice in chat: sono specializzata in psichiatria con formazione in psicoterapia dinamica. Quale percorso potrebbe essere più indicato in prospettiva di poter sfruttare le competenze apprese nel lavoro e nel servizio pubblico? Beh, sicuramente Green Psychology, se vuoi fare sia la formazione col lavoro di gruppo che quella one-to-one. Se invece pensi di concentrarti solo sul lavoro di formazione di gruppo, è sufficiente anche il co-tuning training. Posso fare una domanda? Tony.
Sì, mi chiedevo anch'io quale percorso è più adatto a me facendo l'operatrice olistica, soprattutto riflessologia e Continuing Training è il percorso di base perché è adatto a tutti, è quello più ricco in cui ci si incontra tra professionalità diverse. Tra l'altro, quello che dico sempre, guardate che la formazione non è solo da me o da Silvia a voi, è un apprendimento che diventa proprio reciproco. Anche noi impariamo tantissimo da voi, perché quando abbiamo iniziato 20 anni fa, io, 15 anni fa, Silvia, c'era poco, pochi libri, poche visioni. Oggi c'è tantissimo, oggi queste idee sono molto più diffuse, presenti, sentite. Quindi ognuno di voi è sicuramente portatore di conoscenze, di libri, di film, di professionisti, di percorsi, che va arricchendo il percorso di chi vuol fare una professione legata all'accompagnamento delle persone, che non è solo un accompagnamento ad andare a star bene nel bosco, nonostante basta andare nel bosco che già si sta bene, è un accompagnamento a fare un lavoro proprio anche interiore, a star bene anche nel nostro bosco interiore. Altre domande? Se no, vado avanti. Allora, qui eravamo. Buonasera, eccomi, mi ero assentata un attimo, non so se era stato già chiesto. Allora, io mi sono laureata in psicologia, dovrei però ancora abilitarmi e questo avverrà poi con l'anno nuovo. Potrei iscrivermi alla formazione con riserva? Come funziona in questo caso? Ovvero, o meglio, quale percorso sarebbe più adatto a me in questo momento? Ti puoi iscrivere subito perché l'importante, tu già fai pratica e il momento che avrai finito sarai già psicologa abilitata e quindi potrai tranquillamente usarlo. Comunque, anche il percorso Green Psychology è già per chi è laureato, quindi laureato o laureando. Ok, quindi mi consiglia di optare per quello? Sì, dipende se vuoi iniziare a piccole dosi, allora inizi con il Co-Tuning Training e poi passi anche alla parte one-to-one. Dipende quanto intensamente vuoi lavorare. Perché. Ah, dottoressa, io una piccola infarinatura ce l'ho già. Ho sostenuto la mia tesi sull'ecopsicologia, quindi comunque mi sono rifatta anche al suo testo e poi a tutte le ricerche scientifiche che sono riuscita comunque a trovare. Quindi in parte già sono entrata in questo mondo e quindi vorrei approfondire e formarmi adesso. Perfetto, in quale università hai discusso la tesi? Con la Cusano, Università Cusano. Sì, benissimo, benissimo. Allora sì, tranquillamente, cioè guardati tu i tuoi programmi, senti, me la sento di farlo quello intero? Sì, ok, vai, tranquilla. La ringrazio, gentilissima. Posso fare un'altra domanda? Volevo chiedere, i seminari esperienziali di Affonda le radici in ciò che sei e di Eco Tuning Training sono gli stessi? Cioè, nel senso, chi partecipa a un percorso lo fa insieme anche a chi poi partecipa all'altro tipo di percorso, cioè nel senso sono ibridi in quei casi, cioè ci si ritrova nelle stesse date, nelle stesse sedi. Sì, assolutamente sì, hai tutta la stessa varietà di opzioni di dove seguirlo che ha chi sta facendo il Co-Tuning Training. Ok, anche per quanto riguarda qui i fari che Sì. sul sito non sono segnati, ok? Allora, sui Ok. fari, tra l'altro, questo sabato, Luisa, non so, hanno già raggiunto il numero massimo o c'è ancora posto sabato in Svizzera? È ancora posto. Al momento nei fari ci sono soprattutto la prima sequoia che è di una giornata e quindi sì, iscrivendosi anche, si può anche scegliere di andare in un faro invece che nella propria sede di iscrizione, diciamo. Ok, grazie. A te. Allora, io vado avanti, ma se qualcuno vuole chiedere qualcosa...
Siamo già alla fine, quindi vado avanti molto rapidamente. Qui eravamo in affondere le radici in ciò che sei, torniamo dal logo in alto, tornate sempre in home page. Vado rapidamente ai corsi online, perché anche quelli vivono di vita propria. Qui sono presentati i due libri. Chi vuole magari iniziare, sono due dei libri che rientrano tra i libri obbligatori. Questo è il Tao del Disordinato, mi è arrivata oggi. Il Tao del Disordinato è uscito anche in Economica Feltrinelli, mi è arrivato proprio oggi l'elenco cioè, i libri dalla casa editrice. I tre corsi online sono Basi dell'Ecopsicologia, che è quello che abbiamo detto che è in affondo alle radici, Pianeta Io, il percorso di crescita personale, Elisir, le 7 lezioni fatte online. Ce ne sono anche altri, li trovate qua tutti i percorsi online. C'è anche ABCDE, che vive di vita propria, e la palestra di Green Coaching, che vive di vita propria. Pianeta Io c'è anche in spagnolo, in portoghese e stiamo finendo di tradurlo adesso anche in inglese. Torno in home page solo per aprire la pagina e presentarvela dei progetti. Scusate perché io sono con i video che mi si sovrappongono. Questo solo proprio per questi diversi ambiti, alcuni dei diversi ambiti in cui l'ecopsicologia può essere applicata. E qua trovate i progetti realizzati. Questa è stata proprio una foto realizzata in Sardegna nel 2016 con questo progetto coordinato da Silvio Mongili. L'ultimo è stato negli asili nido per 3 anni. Ho collaborato con la formazione delle operatrici di asili nido che operano nei comuni della provincia di Lecco, quindi asili nido comunali, che hanno cambiato il loro approccio proprio ad asili green. La realizzazione di un sentiero con 5 tappe in Brianza, con la collaborazione di diversi comuni della Libera Università del Bosco. La formazione degli operatori delle aree protette lombarde, organizzata da Regione Lombardia. Un altro progetto fatto in Sardegna di formazione per giovani che andavano a lavorare nei giardini, quindi li abbiamo messi in condizioni di avere delle competenze fuori dall'ordinario sulla geometria sacra e la costruzione dei labirinti. Questo era con Bruno Gentili, esperto di labirinti. Questo è stato realizzato in permacultura. Due progetti nel cratere sismico in Abruzzo dopo il terremoto, uno per la professionalità giovanile e l'altro per risvegliare competenze e relazioni all'interno della comunità ferita. Uno in provincia di Milano per mettere in connessione tra loro insegnanti di scuole che sentivano la voglia di fare qualcosa per l'ambiente, che erano mosche bianche nella loro scuola, è stato un incontro tra mosche bianche. Questo è l'altro progetto in Abruzzo. Un progetto qui in Brianza, voluto dal comune di Casatenovo, per mettere in dialogo genitori, insegnanti, scuole e realtà comunali. Il famoso progetto realizzato in Sardegna, che ha avuto anche un lavoro con ospiti di case circondariali, quindi di ospiti di carceri. E un progetto con minori inguaiati con la giustizia, un progetto di volontariato in provincia di Bologna, dove un gruppo di volontari è stato messo in condizione di andare a operare all'interno delle scuole, e questo primo progetto che ci ha fatto incontrare con Silvia, che è stato proprio realizzato con gli operatori dei parchi della provincia di Modena, che mi avevano trovata su Wikipedia, mi hanno chiamato dicendo: noi con i bambini siamo bravissimi, con gli adulti non sappiamo da che parte cominciare. Ed è iniziato così la nostra collaborazione. Ecco qua. Allora, poi sul sito trovate anche altro, esploratelo, vedete che c'è un menu qua in cima, vedete in dettaglio chi siamo, vedete proprio i curricula dei formatori, vedete chi sono i tutor. Viene spiegato qualche cosa di più sulle tre sedi, sui programmi dei 300, i fari, le coordinate, le leader di faro, come le chiamiamo.
Quindi, come vi dicevo, è come un bosco, c'è qualcosa che va esplorato, che va. Potete richiedere la newsletter se non siete già iscritti alla newsletter. Scendendo, vedete che c'è, ci sono i papaveri rossi, dove potete chiedere la newsletter che arriva una volta al mese soltanto. Quando volete iscrivervi, è questo il modulo da compilare. E poi c'è tutta una serie di articoli che sono gli editoriali delle newsletter. Bene, siamo arrivati all'ultimo minuto, quindi c'è ancora spazio per qualche domanda, se volete. Ne approfitto io, Cinzia. dando grazie per l'opportunità di questa sera. Apre nuove prospettive, nuove visioni, insomma, è molto stimolante. Io sono psicologa, psicoterapeuta e penso per me il percorso più adatto dovrebbe essere il Green Psychology. Non ho compreso bene, la tempistica e il luogo. Mi era sembrato di capire possiamo iniziare subito, ma come? Cioè, c'è un luogo fisico, per esempio io dalla Sicilia mi oriento nella sede di Sicilia, quindi mi concentro lì, la tempistica, ecco, non mi è chiaro questo. Allora, Green Psychology include tutto il continuing training, quindi vale tutto quello che abbiamo detto per le sequoie, per i seminari base. I seminari li fai dove vuoi tu, naturalmente se sei in Sicilia ti mettiamo subito in contatto con la dottoressa Di Carlo e ti conviene farli lì, a meno che tu non abbia piacere a farli anche da altre parti. Anche i laboratori. Luisa è appena tornata da 2 giorni in Sicilia, dove proprio ha condotto la parte dei laboratori, quindi della parte pratica. L'unica cosa che non c'è in Sicilia di Green Psychology è il seminario che sarà a primavera, Green Psy, che sarà in Emilia-Romagna, che sarà a Fidenza. Quindi è l'unico esperienziale che ti fa necessariamente spostare dalla Sicilia. Tutto il resto puoi farlo lì e poi ci sono gli e-learning che quindi puoi fare comodamente dove ti trovi. In questo senso puoi iniziare subito perché inizi comunque il momento che voi vi iscrivete, avete una bella chiacchierata con Luisa in cui esplorate le vostre necessità da quali volete iniziare, come cioè avete proprio modo di costruirvi il vostro percorso insieme a lei. Non siete soli. Vi indirizza da cosa potete cominciare. Dove sono i seminari da cui volete iniziare e così via. Ok, quindi allora comprende tutto il percorso presentato che mi sembra 350 ore? Sì, e Ecco. hai in più delle ore. Adesso non mi ricordo se è 380 o 400, adesso non me lo ricordo, però se vai sul sito vedi. Quindi vai al Ok. Psychiatric Professional, vai a Green Psychology, vedrai che tutto quello che c'è nel Co-Tuning Training più questo seminario di 5 giorni, più un secondo progetto da realizzare con una tutor che è la dottoressa Gemma Galeati, che è una psicoterapeuta di Bologna, che dopo aver fatto la sua formazione in ecopsicologia, ormai sono passati 7-8 anni, ha ribaltato completamente il suo modo di fare psicoterapia e lavora outdoor ed è lei proprio che vi segue, uno per uno. Ok, grazie. Grazie, Cinzia. Bene, allora. Vai, Posso fare l'ultima domanda? vai. Prima parlavate di, intanto grazie, e poi prima parlavate di un evento questa domenica, questo weekend in Svizzera, dove posso trovare, cioè stavo cercando adesso ma non riesco a trovarlo. Proprio è la prima vignettina sotto, giusto sul sito non vi ho presentato questo. Allora, torniamo sul sito. Allora, abbiamo visto le 4 vignette principali. Qua sotto ci sono tutte le attività che sono in programma a breve. Era Questa, molto facile. vedi, domenica 17 novembre, Origlio, Lugano, Ticino. Ok. Quindi lo Grazie. apri e c'è il programma, c'è la possibilità di iscrizione e c'è la mail. Guarda, se non c'è la mail, te la dico adesso, è ticino@ecopsicologia.it. Sì. Eccola qua, ticino@ecopsicologia.it.
e parli direttamente con Alessandra Melucci che ti dà tutte le indicazioni pratiche. Poi l'iscrizione la puoi fare qui. Se hai una partita IVA a regime forfettario, ti iscrivi come privato. Qui, se hai una partita IVA ordinaria, o ti iscrivi come società. Carissimo, grazie mille. Bene, allora noi vi manderemo nei prossimi giorni il link alla registrazione, se avete bisogno di rivederlo, di riguardarlo. E vi ringrazio tantissimo per la partecipazione, è stato un piacere conoscervi. Grazie Silvia per il sostegno, grazie Luisa sempre per la presenza. Grazie. E qualsiasi domanda che avete, o dal modulo di contatto o rispondendo alla mail che vi è arrivata, non esitate, scriveteci, vi rispondiamo. Bene, grazie. Evviva, grazie, Oh. microfoni aperti e un Ciao grande Marcella, ciao. grazie, ciao Grazie tanto. mille, Grazie mille, buona serata a tutti. a tutti. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti, grazie.